Ciao ragazzi e bentornati qui da me. Allora, oggi siamo ritornati qui col terzo video, perché ovviamente è il terzo mese, quindi avrete già capito a cosa siamo tornati, di una terza serie, di un'altra serie che stiamo portando sul mio canale, ovvero il mio calendario dell'Inter. I calciatori del mese di marzo in questione sono Christian Eriksen con il numero 24 e Mattias Vecino con il numero 8. Allora, cominciamo da Eriksen. Ruolo centrocampista, nato a Middelfart in Danimarca il 14 febbraio del 1992. Sapete una cosa? Che io avevo paura che Eriksen andasse via a gennaio e che quindi, una volta letto il calendario nel mese di marzo, non avessi più trovato Eriksen, ma questo potrà capitare, ecco. Ci tengo sempre a farlo. Comunque, numero 24, Christian Eriksen. Talento cristallino, visione di gioco da campione assoluto e una tecnica raffinata. Christian Eriksen è uno di quei calciatori che ti faranno innamorare di questo sport. Un elemento capace di giocate spettacolari di livello superiore. Calcia indistintamente con il sinistro e con il destro, qualità che lo rende temibile nei tiri da fuori e sui calci da fermo. In effetti, di gol così li ha fatti. Christian Eriksen è un ottimo giocatore, una tecnica assolutamente. Qui dice sopraffina, io direi sì, dai, che ci può stare come definizione. Sicuramente avevo paura, all'inizio non era stato ben sfruttato bene perché in spogliatoio c'erano dei problemi con Conte e molti, compreso io, stavamo con Christian Eriksen, però poi nel suo nuovo ruolo di regista, per fortuna, ha saputo rendere al meglio le sue qualità. E ora si è fatto male a un ginocchio, se l'è infiammato, quindi col Torino molto probabilmente non giocherà, però quantomeno l'abbiamo ritrovato. E ora passiamo al giocatore che forse ha giocato più minuti questa stagione, Mattias Vecino con il numero 8, centrocampista nato a Canelones in Uruguay il 24 agosto 1991. Arrivato all'Inter nell'estate del 2017, il Mate si può definire un centrocampista molto duttile dalle spiccate doti difensive, offensive. Può agire sia da interno o destro o da sinistro, o scusate, può agire da interno destro o sinistro, sia trequartista. Non lo sapevo, ma spesso è stato utilizzato come mediano, vero? Il grande tempismo negli inserimenti gli permette di essere spesso pericoloso in zona del gol. È vero, perché possiamo ricordarlo specialmente con due gol, che ovviamente vi ricorderete anche voi, che ha fatto proprio il Mate Vecino. Come potete vedere nella foto che c'è, la stessa foto che c'è in ogni giocatore, lui ha questa foto perché con questa maglia non ha ancora toccato un pallone nella stagione 2020-2021, però ha comunque detto che l'importante è sempre farsi trovare pronti, anche con 0 minuti, che assolutamente mi fa pensare che questo giocatore sia comunque un professionista, non è il più tecnico che abbiamo. Ma comunque si mette a disposizione della squadra come che ne so, D'Ambrogio, Ranocchia, quelli lì. Qui invece ci sono i match dell'Inter nel mese di marzo di campionato. Ovviamente poi per esempio da giugno in poi i match non ci saranno più perché sono di questa stagione. Allora, come potete vedere, saranno Parma-Inter già giocata, Inter-Atalanta. Non riesco molto a vedere da qui. Poi c'è Torino-Inter e Inter-Sassuolo. Vabbè, forse voi li avrete visti. Ok, e quindi un altro mio episodio si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. E io vi faccio vedere per un'ultima volta la pagina completa di marzo. E noi ci possiamo fermare qui anche perché non ho più nient'altro da aggiungere. Ciao ragazzi, un forte abbraccio.